In visita all'ospedale civile di Padova, uno dei luoghi simbolo dell'emergenza Covid, il presidente del Senato Casellati ha annunciato che è stato depositato il disegno di legge per l'istituzione della Festa dei Camici Bianchi, da celebrare il prossimo 20 febbraio. L'inviata Giulia Serenelli. La prima visita ufficiale nella sua città dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il presidente del Senato torna a Padova per ringraziare medici, infermieri, operatori, tutto il personale dell'ospedale diventato modello nella gestione del contrasto al virus. A tutti coloro che lavorano in corsia, dice, bisogna dedicare una giornata. Ieri il Senato, aggiunge, ha lanciato un messaggio molto importante. Su mia iniziativa è stato sottoscritto un disegno di legge da parte di tutti i gruppi politici, tutti, un segnale di grande unità dal punto di vista nazionale, tutti per istituire la giornata dei camici bianchi. Guarda, questo ospedale modello d'eccellenza in tutto il mondo per aver contenuto il virus nella fase più dura dell'epidemia e per aver avviato studi e sperimentazioni nella cura dei malati. Da questa città, prosegue, mi auguro possa arrivare una terapia e anche un vaccino contro il virus, fondamentale, dice, per rispondere all'altra emergenza, quella economica.